Devo dire che rivedere un film dopo tanti anni è comunque un viaggio, ecco. Anche perché i film associ proprio, come ho detto proprio all'inizio, associ proprio un percorso, un momento della tua vita. Bisognerebbe fare così, credo, anche per avere un rapporto sempre molto emotivo con quello che fai, cioè vederlo sì, ma poi rivederlo dopo un po' di anni, perché almeno ti rilassi anche, no? E vedi qualcosa è cambiato da allora, insomma. Però non, se devo pensarci, questo film è un film che sempre l'ho scelto anche per questo, perché ogni tanto vedo dei pezzetti, mi mandano delle gif, capito, cose di non pensarci, e penso sempre a quell'autunno riminese, perché era autunno, mi colpisce sempre tanto. Riesci a riguardarti senza dire ah, avrei Ormai, voluto fare ormai. questo, avrei Beh, voluto. ormai, diciamo, prima mi vergognavo, qualche volta me lo sono anche goduto, adesso mi disprezzo completamente. Proprio anche capire che quel personaggio per me è comodo, perché posso utilizzare delle corde che conosco, vedermi fare le stesse cose, le stesse facce, che voi magari non me ne accorgete, o forse sì, però io prima di voi, insomma, mi repelle. Chi sono i tuoi compagni di viaggio oggi? Cioè, quelli con cui hai iniziato, che senti che in qualche maniera ti hanno accompagnato? Ma tutti i colleghi che ho incontrato, i registi con cui ho lavorato, anche quelli di cui ho dovuto filtrare la psicopatia o comunque le esigenze personali. Poi, diventando regista, mi sono accorto anche di essere molto simile a loro certe volte, quindi è stato uno psicodramma continuo. Ma il compagno di viaggio è quello, ripeto, i migliori, o comunque quelli che ancora, con cui ancora condivido tanto, sono quelli che usano questo mezzo per gli stessi scopi per cui lo uso io, che non sono scopi prettamente personali, o se sono personali lo sono per cercare di chiedersi cose e quindi per ravvivare la curiosità sempre. Chi fa questo lavoro invece solo perché gli conviene o perché ha un'ambizione smodata, ma molto personale, ma nel senso brutto del termine, quindi chi non... Quella gente non ci condivido più tantissimo. Faccio invece qualcuno di quelli con cui condividi, non so, Marco Giallini. Ma Qualcuno. Gianni è uno di questi. Alcuni, penso anche a gente che non c'è più, con cui avrei continuato a condividere cose, penso a Claudio Caligari, penso a Ettore, ieri ho visto. È stato rinominato Ettore su questo palco e dico quanto mi manca Ettore, che era Manca a un... tutti noi, un applauso. No, guarda, che Anche Ettore è la giovinezza di Ettore, no? La freschezza, cioè, che è una cosa che nessuno di noi che ha 50 anni meno di lui ha e avrà mai, anche rispetto al cinema proprio, quindi ce ne sta di gente. Noi sappiamo ovviamente di tutte dei film che hai fatto, ma tra i film non fatti, senso se vuoi ci citi i titoli, se no no, c'è qualche cosa che non, che hai qualche rimpianto di cose che non sono andate. Guarda, no, rimpianti non ce n'ho nessuno, né di quelli non fatti che avrei voluto fare, né di quelli fatti che non avrei dovuto fare. Quindi li farei, cioè, Madonna mia, stiamo usando delle frasi proprio da fine vita, li farei tutto quello che farà. Poi ormai, andando avanti con i primi acciacchi, con i seri, insomma, uno pensa sempre di dire, ma forse l'ultima cosa che dico, sta stronzando, forse l'ultima, vabbè, comunque, si può dire che qui avevo previsto, insomma, ecco, questo sappiamo. Rifarei tutto quello che ho fatto. C'è un film che, lo posso dire, insomma, uno dei primi provini che feci, non mi presero, anche dandomi delle spiegazioni un po' particolari, fu il Branco di Marco Risi, lo ricordi il Branco? Il
lì ci rimasi proprio male, ma ero piccolo, quindi ero, insomma, poi per me Marco lì si era, no, non so se aveva fatto l'ultimo Capodanno, mi sa di no, non quello no, però aveva fatto delle cose, ma c'avevo 22 anni e mi fece due provini e non mi prese mai, dicendo c'è qualcosa nello sguardo che non mi convince. E poi Marco, insomma, non ha peli, né peli sulla lingua né... E non ho mai capito che volesse dire qualcosa, appunto con giovani glielo richiederemo, però quello non lo ricordo bene, e dormivo proprio mentre dovevo fare il callback, che ancora non si chiamava callback, cioè in Italia non lo usavano, cioè dovevo riandare, dormivo con le battute sotto al cuscino, dicendo così mi imparo le stronzate insomma, che si fanno a 20 a 20 anni. Film tremendo poi, era là.